Oggi vi presentiamo gli strumenti della nostra banda, il corpo musicale San Luigi di Brusco. Ascoltate attentamente per scoprire quanti sono e come suonano. Il primo strumento che vi presentiamo è il clarinetto, uno strumento a fiato appartenente alla famiglia dei legni. Ha un corpo cilindrico lungo circa 60 cm, con tanti fori e tanti tasti detti chiavi. Suona grazie alla vibrazione dell'ancia, una lingua sottile di legno che permette l'emissione di un suono delicato per eseguire melodie dolci e raffinate. Spesso in banda è lo strumento più suonato, ma ora ascoltiamolo. È l'ora del flauto traverso, lo strumento più leggero della banda. Anche il flauto fa parte della famiglia dei legni. Ha un corpo cilindrico composto da tre parti e conta 16 tasti, dette chiavi, e 14 fori. Per emettere un suono, il musicista deve soffiare nel foro posto sulla boccoletta, nella parte iniziale dello strumento. Le sue note sono dolci e spesso hanno un timbro acuto. Ascoltiamo. È il momento dello strumento più elegante. La sua forma ricorda quella del collo di un cigno. È il sax. Nella banda ce ne possono essere quattro tipi diversi: soprano, contralto, tenore e baritono. Si differenziano per emissione di suono, dal più acuto, soprano, al più grave, baritono. Ascoltiamo contralto e tenore come suonano insieme. Lo strumento più maleducato e chiassoso della banda è la tromba. Fa parte degli ottoni, che si distinguono dai legni per il tipo di materiale, che nella maggior parte dei casi è appunto l'ottone, e per avere molti meno tasti, che vengono chiamati pistoni. La tromba ne ha tre e con questi riesce a emettere tutte le sette note del pentagramma. Sentiamo come suona. Vediamo ora il corno. Il corno, rispetto a tutti gli ottoni, è quello che si distingue di più. Ha una forma circolare che termina con una campana molto larga. Non ha dei pistoni, ma ha delle leve, dette chiavi, che fanno ruotare dei cilindri. Il suo suono è quello che si avvicina di più alla voce di una persona. Verifichiamo ascoltandolo all'opera. Thank you.
L'eufonium è l'ottone tra quelli che emettono note gravi ad avere il ruolo di canto o controcanto. Il suo suono infatti è morbido e delicato e in alcuni spartiti suona in modo agile e spigliato come la tromba, ma con un timbro più elegante. Ascoltiamo come se la cava in questo brano. È il momento del trombone, lo strumento brontolone per eccellenza. È un ottone che in banda si trova nella versione senza pistoni ma con la culisse. Muovendolo avanti e indietro farà produrre allo strumento note diverse. Il trombone può essere utilizzato in parti di canto, ma è più spesso usato come accompagnamento. Ascoltiamolo. Strumento a fiato più grosso della banda? Ma il basso tuba! È quello più grosso e fa le note più gravi. È anch'esso un ottone con tre o quattro pistoni che emette note molto profonde e di sostegno e di accompagnamento. La banda non può fare a meno del suo ritmo incalzante. Ascoltiamolo! E ora veniamo alla parte ritmica della banda, il cuore pulsante che determina i tempi e trascina tutti in un turbinio di colpi in battere e in levare. Parliamo naturalmente delle percussioni. La regina delle percussioni è la batteria, composta da tamburi, piatti che vengono colpiti a ripetizione con delle bacchette o, nel caso della cassa, da un pedale. Oltre alla batteria ci sono i timpani, degli strumenti a percussione che, oltre a scandire il ritmo, emettono anche delle note determinate. Ascoltiamo la batteria e subito dopo un intervento dei timpani. Ed ora vi mostriamo alcune delle nostre gite concerto per l'Italia e non solo. Sì, perché con la banda si suona e si viaggia. Thank you.
Thank you.